te l'ho detto, fai risultato a Barletta e dopo hai in casa una partita lunedì sera con il Benevento che può darti quello stimolo, capito, quella cosa in più che ti rendi conto davvero che tu puoi essere una squadra che per adesso siamo ancora un po', capito, sì, forse, non si sa, però se arriva quello sprint giusto, poi penso, spero che la piazza ci venga dietro dopo queste, se dovessimo fare vittorie importanti. Mi hanno detto che domenica c'erano poche persone, vabbè, per carità, c'erano vari motivi, tutto quel che vuoi, però io credo che la piazza di Cosenza dovrebbe darci una grossa mano, anche se magari in questo momento non stiamo vincendo tutte le partite, però non li stiamo neanche perdendo, siamo una squadra tosta che prende pochi gol, che sì, non crea magari tutte le palle gol che dovrebbe creare, però siamo sempre lì, siamo a 10 punti, cioè, per carità, non è tutto da buttare, anzi, bisogna guardare anche il bicchiere mezzo pieno, per me è anche mezzo pieno, non è solo mezzo vuoto, sì, si poteva vincere con il Taranto, si poteva vincere con il Pisa, però intanto non hai perso, a Cava che potevi perdere a Cava, capisci cosa dico? Hai vinto a Lucca una partita difficile, come l'hai vinta, sono segnali che sono positivi. In altre annate, io credo che, io ho giocato all'annata a Pisa, eravamo una squadra fortissima, però prendevamo un tiro, prendevamo 4 gol e non si capiva come. Invece quest'anno, da quello che ho visto, diciamo che ci gira anche bene da alcuni punti di vista, no? Quindi io credo che quando ci gira bene, quando vinceremo le partite, se il pubblico ci darà una grossa mano, questa è una piazza che può venire fuori. Ma penso che questo discorso sia anche per la piazza, che manca ancora quella scintilla giusta che faccia capire a tutta la gente che siamo veramente una squadra forte. E io credo che domenica abbiamo il dovere di fare una grande partita per noi, soprattutto perché dobbiamo cercare di fare una grande partita per portare più punti a casa possibile. Poi io vorrei giocare lunedì sera con un bel po' di gente, veramente vorrei divertirmi e vincere, così almeno vedo e constato veramente se questa è una piazza importante o meno. Insomma, mi piacerebbe, insomma, giocare una partita con quella voglia, col pubblico, perché comunque adesso come adesso l'ho vista nella nostra presentazione dei nuovi, la partita con il Taranto, l'ho vista con il, però ho capito, quando tu arrivi in una piazza che dove sono stato la presentazione c'era quell'entusiasmo, capito, ti aspetti magari che la domenica sia il 12° uomo il pubblico, no? Che ti possa dare quella mano per dire oh, a Cosenza, quando viene a Cosenza è difficile che perdi, perché capisci, se c'è tutto questo insieme noi possiamo fare non grandi cose, di più, perché questo entusiasmo lo crea anche il pubblico, capisci? Io per carità ho giocato in piazze in cui Piacenza le faceva 1000 persone, lì eravamo consapevoli che c'erano 1000 persone, capito? Però quando tu venivi in una piazza dove magari ci sono cose importanti, la presentazione c'era 1000 persone, no? E la domenica ci sono 3000 persone, cioè, magari sai qua non è ancora come... E allora magari ti crei dei problemi che non ci devono essere. Invece se tu hai pubblico che ti segue, che ti dà una grande mano, magari quella scintilla la creano anche loro, capito cosa voglio dire? E io mi auguro che però non bisogna pensare a lunedì, non bisogna pensare a domenica, perché domenica è la partita fondamentale e bisogna essere tanto bravi a andare a far punti là. Ma secondo lei quanto manca per arrivare a questo top di forma di tutta la squadra? Ma non mancano, mancano i risultati. Io sono pensatore, ma perché non è una forma, non è la fisicità che ci manca, non è solo un fattore mentale, perché non puoi fare delle partite il primo tempo male e il secondo tempo rinasci, perché dovrebbe essere il contrario, dovrebbe fare il primo tempo benissimo, poi il secondo tempo sei morto e non giochi più, invece dovrebbe essere il contrario, è una cosa mentale che la squadra si crea e che magari la domenica è un po' più frenata di quello che dovrebbe essere. E io credo che quando, ripeto, saremo consapevoli di tutto questo, di questa forza che comunque abbiamo, bisogna soltanto crearla. Quindi pure la serenità in attacco è sempre una questione mentale, non tanto il gioco che viene un po' lato. Ma no, ma il gioco viene in base a come va la partita, magari un episodio, ripeto, domenica ha preso la traversa, Ciccio se ne faceva gol, si aprivano gli spazi, capito? Va anche in questo tipo di situazioni, gli episodi creano le partite, gli episodi creano le grandi stagioni. Quando tu hai gli episodi a favore, ci sono delle partite che certe squadre non fanno manco un tiro e sono 2-0 per gli altri, quindi io credo che questo top di forma ce lo dobbiamo creare tutti noi, ma partendo da tutti, ripeto, noi, la stampa, il pubblico, cioè si crea dappertutto, perché questa scintilla
dobbiamo entrare in campo noi, ma deve esserci tutto l'ambiente che ci favorisce tutto questo tipo di discorso. Quanto è importante Stefano Chiove per questa squadra, per la nostra? Come è importante per tutte le squadre dove andrebbe, sarebbe importante, come tutti i giocatori che abbiamo qui, credo, perché lui è un giocatore di estrema qualità, un giocatore che mette ordine in campo, è un giocatore che fa comodo a tutti, a noi tanto, perché comunque sì, in mezzo al campo magari in alcune situazioni manca un po' di qualità, perché manca un po' di qualità. E le partite che ho fatto, per esempio, al posto che magari andare molto più in profondità, cercavo di venire a prendermi palla addosso, perché comunque magari mancava un po' di qualità. Con Stefano in mezzo lì ci permetterebbe a noi attaccanti di svariare molto di più gli spazi, di avere un giocatore che magari se fai un movimento in una certa maniera è un giocatore importantissimo, ma non parliamo di cose importanti, non parliamo di Serie C, non si scopre tutti che non è un giocatore della Serie C, che in Serie C farebbe, ma lo farebbe anche in Serie B, anche se è cambiato un po' il campionato, però lo farebbe anche lì. Un mese di Cosenza, il suo primo bilancio è arrivato, ha lasciato la via, ha lasciato un'altra città, come si è ambientato, come si trova? Ma io benissimo, sono arrivato, ripeto, con tanto entusiasmo, perché il direttore mi aveva parlato di questo progetto e quindi io l'entusiasmo ce l'ho, credo che c'è soltanto da migliorare, mi sono trovato bene, ripeto, non ho niente da dire, io vorrei, come ho detto prima, giocare delle partite importanti con una cornice di pubblico importante e vorrei che appunto riuscissimo a vincere più partite possibile, perché il mio obiettivo è quello di riuscire a vincere qua, perché non avendola mai fatta la C non voglio fare un altro anno, voglio vincere per riuscire a guadagnarmi quello che credo che mi aspetti. Quindi siamo qui tutti quanti con questa mentalità e spero che tutti quanti abbiano questa mentalità, ma io credo di sì, perché l'abbiamo dimostrato che in alcune situazioni se vogliamo possiamo fare cose incredibili. L'importante è volerle fare certe cose. Grazie mille.